Per Udinese Channel il piacere e anche l'onore di avere un giornalista importante del panorama sportivo italiano, Giuseppe Cruciani, un giornalista che divide o piace o non piace. Giuseppe, a molti sei simpatico, ad altri no, dici sempre quello che pensi. Mi è capitato così nella vita professionale di fare qualche cosa legata allo sport, che è una mia grande passione, in particolare il calcio. Diciamo che però, come sapete, il mio business principale, diciamo, è la politica, l'attualità e non il pallone. Però ne parli bene, anche perché sei, come hai detto tu, un appassionato, ne parli in maniera semplice, tranquilla, probabilmente come ne parlano un po' tutti, fuori dai soliti contesti. E questo è il vero segreto anche. Ma non so se sia un segreto, perché poi in realtà non è che abbia fatto moltissimo, un paio di stagioni a controcampo, ogni tanto qualche apparizione qua e là, però credo di non essere un grande esperto dal punto di vista tecnico, lo posso essere come lo sono tanti, tutti siamo commissari tecnici, si diceva una volta, no? Diciamo che cerco di vedere le cose che hanno a che fare con la società, con i comportamenti, con il modo in cui le società di calcio agiscono rispetto alle società di altri paesi, ma soprattutto i comportamenti dei presidenti, dei giocatori, che ormai sono diventati con Twitter praticamente all'ordine del giorno. Sono comportamenti che a volte sfociano un po' al di là delle righe, diciamo, se lo sport e il calcio devono essere veicoli per educare anche e soprattutto i più giovani, possiamo affermare che non ci siamo, o comunque non siamo proprio in linea con queste Ma aspettative guarda, io sociali. non sono convinto che il calcio è un qualcosa che debba educare i giovani. Io credo che il calcio, e in particolare il modo di essere dei calciatori, sia una parte molto piccola della società, un microcosmo che ha a che fare soprattutto con persone molto giovani che hanno tanti soldi, che all'improvviso si trovano ad avere tanti soldi, che ogni tanto hanno degli eccessi, ma non sono tutti uguali, cioè non sono tutti Icardi, non sono tutti Maxi Lopez, non sono tutti Vandanara. Ci sono tante persone che vivono il calcio anche guadagnando tanto in maniera molto più sobria, in maniera molto più un po' lontani dai riflettori, non sono tutti alla ricerca di visibilità. I dirigenti, invece, secondo te sono bravi non solo a fare calcio? Guarda, io sono d'accordo con quello che ha detto pochi giorni fa il presidente del CONI Malagò, che lo ha detto in maniera brutale, in una trasmissione della Rai, se non sbaglio, quando ha detto che la rovina del calcio italiano sono stati i presidenti delle squadre di calcio. Ovviamente ci sono delle eccezioni, non è che tutti si comportino in maniera nefasta, non è che tutti spendono e spandono, anzi l'Udinese da questo punto di vista probabilmente è un esempio virtuoso. Però ha ragione perché hanno programmato poco, hanno investito poco dove bisognava investire, è vero che non tutto dipende da loro, la questione degli stadi, eccetera, eccetera, però si poteva fare molto di più. Cruciani probabilmente non hanno capito che il calcio è diventato un business a tutti gli effetti, cioè una società calcistica è un'azienda vera e Sì, propria. lo hanno capito in realtà, cioè lo hanno capito, ma lo hanno capito male, e lo hanno capito ragionando sul brevissimo termine e non sul lungo termine. Per esempio la questione dei diritti televisivi, che in altri paesi viene risolta in maniera collettiva, in Italia ci è voluto un po' per arrivare a questo punto, la vendita dei diritti all'estero è andata molto a rilento, ognuno ha agito per conto proprio, spesso per bande, spesso per alleanze, e non cercando di vendere il prodotto complessivo. Perché è vero che ci sono delle squadre più forti, delle squadre che hanno maggiori introiti, però senza il Cesena, senza l'Udinese, la Juventus non esiste, cioè il Milan e l'Inter senza le altre squadre non esistono. Dunque è mancata a un certo punto la visione del prodotto collettivo, del prodotto calcio. Quanto siamo lontani dai maggiori campionati europei? Magari tre, per citarne tre, Spagna, Inghilterra e Germania. Ma guarda, cioè, è un discorso che ormai è quasi ripetitivo farlo, è un discorso che risale a tantissimi anni fa e che è cambiato pochissimo, con l'eccezione della Juventus e dello stadio della Juventus, che ancora non ha però quegli introiti che la Juventus si aspetta. Siamo lontani anni luce, basta vedere, come dire, la violenza, basta vedere gli incassi dal merchandising e dallo stadio, insomma c'è ancora un solo stadio di proprietà, ci sono tempi lunghissimi per la realizzazione degli stadi. Ci sta provando l'Udinese, anzi insomma ci siamo quasi, poi la Roma ha presentato un progetto, ma insomma complessivamente siamo ancora lontani, forse non so, un paio di generazioni, tanto per fare un altro tipo di ragionamento.
sinceramente, secondo te può funzionare un modello di gestione stadio come avviene in Inghilterra? Cioè il pubblico medio italiano è in grado poi di recepire questo cambiamento? Uno stadio che si può fruire 7 giorni su 7 con ristoranti, merchandising e quant'altro? In Inghilterra va benissimo, in Italia? Ma secondo me sì, cioè è solo una questione di farlo. È solo una questione di far abituare le persone ad avere un punto di riferimento. Qualche tempo fa si diceva la gente non andrà mai nei supermercati, no, nei grandi supermercati che si sono sviluppati prima all'estero, negli Stati Uniti e poi in Francia, la gente ama la piccola bottega, il piccolo alimentare. Non è vero, cioè, adesso ci sono supermercati aperti 7 giorni su 7, ma si possono fare ragionamenti in tanti campi che sembrava impossibile che gli italiani frequentassero e che invece adesso frequentano tranquillamente. Per cui io credo, per esempio, che se, come sarà, credo lo stadio dell'Udinese o lo stadio di qualche altra squadra sarà dotato di tutti i servizi necessari, anche di tutti i punti di divertimento o di semplicemente di svago possibili. Io credo che sarà frequentato e sarà un successo dal punto di vista economico, per cui non credo che ci sia una difficoltà dell'italiano ad accettare i cambiamenti. È come la legge sul fumo, no? Non so come dire, ci sono tante cose, basta abituare le persone, basta in qualche modo far sapere e far conoscere che c'è un'altra cosa come può essere uno stadio moderno, perché le persone lo accettino. Il movimento calcio non solo nazionale, a questo punto mondiale, secondo te ha bisogno di essere riformato, rifondato, rimodellato? E chi può essere l'uomo giusto? Qualcuno dice Blatter ha fatto il suo tempo, Platini sta facendo molto bene all'UEFA. Può essere lui l'uomo giusto? Adesso io non mi occupo particolarmente di queste cose. È evidente che è un mondo dove c'è moltissimo denaro, sto parlando dell'UEFA ma anche della FIFA ovviamente, su come venga speso sono stati scritti libri e sono stati scritti trattati su chi viene favorito, a chi vengono dati i grandi appalti per quello che riguarda i diritti televisivi, lo sfruttamento delle immagini, eccetera. Probabilmente c'è qualche clientela, sicuramente. A me sorprende il fatto che l'Inghilterra non abbia avuto un campionato del mondo e sorprende il fatto che sia stato un campionato del mondo al Qatar. Quella mi pare una follia, una roba che grida vendetta, ma non vedo che lo scandalo non monta, cioè fare un campionato del mondo in Qatar è un controsenso totale, mentre in Sudafrica ha avuto un valore, fare un campionato del mondo in Qatar costringendo tutti allo spostamento di date, eccetera, mi sembra una cosa che non, come dire, che avvantaggi solo alcuni, i soliti noti. Il campionato dell'Udinese come lo giudica Cruciani? Positivo, negativo? Si aspettava qualcosa di più visti anche i risultati del passato? No, guardare al passato è sempre un errore, soprattutto per quello che riguarda l'Udinese. L'Udinese ha perso dei pezzi fondamentali in questi anni. Di solito faceva questa politica di prendere e comprare, che è sempre andata bene. Quest'anno è andata meno bene del solito. Però già il fatto che sia praticamente salva, anzi sicuramente salva a 4 giornate alla fine, tranquilla, certo senza ambizioni europee, non c'è dubbio, questa è una novità per l'Udinese, però bisogna abituarsi e io credo che da questo punto di vista sia la tifoseria, sia l'ambiente, sia la famiglia Pozzo è pronta. Bisogna abituarsi a momenti di passaggio, ad anni in cui non si vince niente, non si raggiunge un obiettivo. In realtà l'obiettivo dell'Udinese non c'era all'inizio dell'anno, cioè, che è fondamentalmente era restare in Serie A nel miglior modo possibile. Cioè negli altri anni, quando l'Udinese ha fatto i preliminari di Champions e è andato in Europa League, era un qualcosa in più che è arrivato all'Udinese. Per cui l'Udinese questa è la dimensione dell'Udinese, ciò non toglie che nei prossimi anni con qualche altro colpo si possa fare di più. Anche con il nuovo stadio si può fare di più, può essere secondo la me, pietra per costruire nuovi successi? Sicuramente, il caso della Juventus insegna, cioè, la Juventus gli ultimi scudetti li ha vinti tutti nel suo stadio. Per cui sì, dal punto di vista economico, dal punto di vista della fidelizzazione, dal punto di vista dell'ambiente, dal punto di vista della carica, dal punto di vista di tutti gli aspetti, lo stadio è sicuramente un propellente. Guidolino, sono tanti anni ormai che siede sulla panchina dei bianconeri. Dal tuo punto di vista, Giuseppe, è arrivato il momento di dirsi arrivederci o secondo te ci sono ancora le possibilità per proseguire questa avventura insieme? Perché poi ogni anno bisogna ritrovare stimoli da ambedue le parti. Vabbè, queste sono cose che ovviamente hanno a che fare con, come dici tu, con gli stimoli, se ne ha ancora Guidolin, se la società ha ancora fiducia in lui.
Io sono convinto che il modello Manchester United di un allenatore che è rimasto 25 anni, qualcosa in più, sia un modello per l'Udinese ripetibile, forse con un altro ruolo, ma comunque io non credo che il destino di Guidolin sia lontano dall'Udinese. Certo, è difficile immaginarlo, come dicono alcuni, un ruolo di direttore tecnico con un altro allenatore, quando poi sei in campo devi decidere tu, eccetera. Io penso che se lui ha ancora voglia, la società, ecco, tutto secondo me si concentra su questo punto. Se lui ha ancora voglia di allenare, la società farebbe una follia rinunciare a Guidolin. Cioè, quale può essere un altro allenatore che in questo momento riceve l'eredità di Guidolin, soprattutto la capacità di gestire i momenti difficili? Perché sai, il problema fondamentale è che Guidolin, nonostante qualche piccolissima ogni tanto protesta, riesce a respingere e fare da scudo ai momenti complicati che qualsiasi squadra può avere dopo anni di successi, momenti magari meno fortunati. Io credo che un altro allenatore farebbe fatica. Cruciani, molti dicono che guardando la Serie A in TV allo stadio spesso si annoiano o comunque non si divertono. Cruciani, quando guarda una squadra in particolare, si diverte? Qual è questa squadra? Quest'anno la Roma, sicuramente sono partite che hanno fatto divertire. Quando c'è la Roma quasi sempre c'è stato divertimento. Non l'ho vista tantissimo, però le volte che l'ho vista mi sono divertito. La Juventus non fa divertire, perché è una squadra più solida e più concreta che divertente. Poi dipende cosa significa divertimento, perché per molti il divertimento sono tanti gol, per molti il divertimento sono squadre che giocano soprattutto all'attacco. Poi c'è a chi piace, sono persone a cui il calcio piace anche per la tattica, per altri motivi. Però guardi, io il calcio lo guardo, ma in realtà sono appassionato di football americano, per cui guardo più il football che il calcio. Guardo molto il campionato inglese. Per cui non, le partite che ho visto quest'anno, che comunque sono tante del campionato italiano, la Roma è la squadra che mi ha fatto divertire di più. Il campionato di Serie A è quasi finito. Sì. Un giudizio è stato, innanzitutto, se è stato bello a livello di spettacolo, prima cosa, e successivamente la Juventus questo campionato, possiamo dirlo, lo ha vinto con merito, anche se l'avversario alla Roma c'è stata. Sì. Non so, io a livello di spettacolo non so, per esempio il campionato spagnolo è un campionato che quest'anno stranamente ha avuto un avversario in più, una squadra in più rispetto al passato, che era una monotonia totale. E il campionato inglese è stato molto spettacolare perché il Manchester United è praticamente scomparso e nello stesso tempo c'è stato un appiattimento generale, forse anche verso il basso. E dunque il campionato inglese quest'anno è stato molto bello. Ci sono tre squadre ancora in corsa, anche se una è favorito, che peraltro è anche la mia squadra, è una squadra per cui ho una grande passione, che è Liverpool. E per cui forse rispetto al campionato inglese, al campionato spagnolo, il campionato italiano è sembrato subito un po' più scontato. Però dal punto di vista tecnico la Roma ha fatto vedere grandissime cose, ha fatto vedere veramente un grande calcio a livello delle migliori squadre europee, per certi aspetti e per certe partite anche il Napoli, anche se si può dire che è stata una delusione. Per il resto, certamente dal punto di vista tecnico non è stato granché, ma dov'è un campionato che all'estero che fa vedere 3-4 squadre altamente competitive? In realtà non esiste. Quest'anno c'è stato il campionato inglese con 3-4 squadre molto forti, però meno forti del Manchester del passato, tant'è che il campionato lo vincerà il Liverpool, una squadra che non ha grandi nomi, ma che invece ha un grande collettivo. Ai futuri mondiali sicuramente getterà un occhio. Beh sì, i mondiali per me sono una passione pazzesca. Da quando ero bambino ho sempre visto moltissime partite, quasi tutte quelle che potevo vedere, mi ricordo, sono ricordi incancellabili, per cui anche quest'anno li guarderemo. Non partiamo favoriti. Forse ma l'Italia, ma l'Italia, a parte i mondiali del 90 in casa, non parte quasi mai favorita. In quei mondiali partì favorita e siamo arrivati in semifinale. No, non partiamo favoriti, però non partiamo nemmeno depressi. Cioè partiamo con la consapevolezza di un secondo posto all'europeo, di una squadra che ha già fatto un percorso con uno stesso allenatore da 2 anni, anzi da 4. Per cui partiamo con delle premesse, con delle basi credo solide, al di là degli infortuni, al di là delle cose. È chiaro che se tornasse Rossi sarebbe un'altra cosa, se tutti fossero a posto fisicamente, ma quello è una cosa che riguarda tutte le squadre. Guarda la Colombia, che non avrà
Falcao o altre squadre che non avranno giocatori di punta. Quello succede sempre prima di un mondiale, giocatori importanti che si infortunano. Noi è successo con Rossi, speriamo che recuperi. Giuseppe Cruciani, il tuo saluto a Udinese Channel, ai tifosi bianconeri, alla società, alla squadra. È un pronostico, soprattutto per il futuro, dove secondo te riuscirà ad arrivare l'Udinese? Oh, ma secondo me l'Udinese può ancora fare tanto nel calcio italiano, soprattutto può creare talenti, cosa che ha fatto, può ambire a giocare in Europa in maniera stabile, secondo me, anche se qualche anno può sfuggire, può andare male.